Buonasera a tutti, benvenuti al tradizionale concerto in apertura di festeggiamenti di San Bartolomeo qui a Porta Comasco. Siamo contenti di avere un bel pubblico davanti a noi, è un evento sempre molto atteso. Devo dire che in epoca di pandemia lo è particolarmente, perché per noi suonare è vita, ma per suonare bisogna avere il pubblico. In qualche modo siamo riusciti con Green Pass, distanziamento, quello che è necessario, l'abbiamo fatto, ma ci siamo. E questa è la cosa bella e che ci dà molta soddisfazione. Io ringrazio fin da subito l'amministrazione comunale per questo frangente, tutte queste giornate di musica, perché questa è una delle serate musicali, e ci è vicina e ci sostiene, c'è una collaborazione molto intensa, quindi in primis il sindaco e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio il maresciallo del paese, questo Simone, che è venuto di nuovo con la sua consorte, ci fa piacere avere questa importante presenza. E ringrazio tanti altri amici che sono qui questa sera con noi. La nostra mascotte Giampi, che non può mancare. Grazie Giampi di esserci in tutti gli anni. Perché lui non è soltanto la nostra mascotte, ma è anche un musicista, perché è un percussionista, un batterista, quindi erano che suoni sempre, quindi noi ti ringraziamo di essere qui con noi. E voglio anche ringraziare gli amici della Banda di Candelo. Noi siamo gemellati con la Banda di Candelo, c'è il presidente Massimo, con altri tre componenti del direttivo, Massimo Comello, grazie per essere venuti giù questa sera a trovarci. Abbiamo in testa tante idee, ne abbiamo già parlato prima, speriamo in futuro di riuscire a fare qualcosa insieme. Ringrazio una persona che questa sera è qui con noi invece a suonare, che è Alessandro Dorella. Alessandro Dorella, ecco. Alessandro Dorella è il primo clarinetto del Teatro Regio di Torino. E qui non a caso, perché noi abbiamo terminato la prima parte del campus estivo, tra cui c'era appunto uno degli insegnanti, era appunto Dorella, e dal 24 inizierà il secondo campus. Questa sera ci ha fatto piacere e l'onore di suonare, di stare con noi, quindi grazie mille Alessandro, grazie. Io ringrazio anche tutte le associazioni che collaborano con noi durante l'anno, in particolare questa sera la Protezione Civile, anche i soccorritori e devo dire anche l'Associazione Gente Paesi, che con noi ha un legame molto stretto per tutte le attività che abbiamo svolto di corsi durante l'anno del campus, quindi grazie anche a Gente Paesi. Chiamo qui il sindaco, lo chiamo qui accanto a me, grazie Alessandro, che certamente ha delle comunicazioni importanti da farci, anche per portare il suo saluto dell'amministrazione. Voglio ancora dire questo, questa sera è una sera di festa, ma la banda vuole ricordare anche tutte le persone che quest'anno purtroppo anche a causa del Covid ci hanno lasciato, o persone che nel corso dell'anno comunque non sono più tra noi. Devo dire che in particolare una persona ci manca molto ed è Modesto Raviola, che voi sapete era il nostro decano, che è mancato nei mesi scorsi, c'è il fratello, c'è la figlia, è qui, e qualche altre persone che sono venute meno, ma lui in particolare ce lo portiamo nel nostro cuore. Ricordo anche Armando Cavaliero, che oggi sarebbe stato, ho scoperto per caso, quest'oggi sarebbe stato il suo compleanno, ed è stato un nostro socio per lunghissimi anni. Detto questo, lascio al sindaco di dire delle cose importanti, certamente, e per ultimo permettimi solo ancora di ringraziare tutti i benefattori, e chi è nel pubblico lo sa, che hanno contribuito per tante cose, tra cui i locali, ma questo lo lascerò dire poi al sindaco, i locali della Casa della Musica. Chiamo anche qui vicino a me Chiara, la nostra maestra, Chiara Sangue, con la quale abbiamo una bellissima attività proficua musicale, dove speriamo di poterla intensificare nel tempo e di poter
poter non soltanto avere il concerto di San Bartolomeo e poi interromperci nell'autunno e nell'inverno, ma poter continuare le nostre attività. Quindi ancora grazie a tutti e buon concerto. Prego, signori.